È la prima ripresa, subito i due pugili a cercarsi, pochi preamboli. Crepaldi cerca di avvicinarsi, adesso colpisce con un diretto sinistro improvviso il suo avversario, che adesso risponde con un gancio destro. È Salvatore Malatino comunque che è al centro del ring, ma in questo momento sembra che l'azione del pugile all'angolo blu, Riccardo Crepaldi, sia più efficace ed efficiente. Scappa un colpo basso sotto la cintura, l'arbitro Frascaro, come da regolamento, lascia riprendere il pugile che l'ha subito, colpo involontario. E ancora Crepaldi comunque che trova il tempo per piazzare i suoi colpi. Prova invece Malatino a gestire il match dal centro del ring. Adesso arriva a colpire con un gancio sinistro abbastanza potente. Un colpo ben assestato che infligge il primo conteggio al pugile del CUS Ferrara. Ad un inizio magari più vivace di Crepaldi, adesso c'è Malatino che sta venendo fuori, ha trovato la misura giusta per piazzare anche i suoi ganci. Uno di questi ha inflitto il conteggio al suo avversario. Prova un montante Malatino che però finisce sui guantoni, molto arretrato questo montante. Adesso invece Malatino si rende protagonista di una bella combinazione. Finisce nel segno di Malatino questa ripresa con il pugile Crepaldi all'angolo. Ecco la fine del... Inizia la seconda ripresa, Malatino all'angolo rosso, Crepaldi all'angolo blu, prima ripresa a favore del pugile all'angolo rosso, che adesso è partito subito all'attacco. Prova ad agire di rimessa Crepaldi, cerca di colpire anche al tronco, però adesso è Malatino che viene sempre avanti. È comunque bravo nelle schivate il pugile all'angolo blu. Adesso si incrociano i colpi, molto, molto intensa sta diventando questa ripresa, con Malatino che va sempre avanti e Crepaldi che cerca di rispondere. Adesso c'è ancora un gancio di Malatino che viene accusato da...